No, diciamo, non ho incontrato, non sono venuto a incontrarlo in prigione, non l'ho incontrato in Italia negli anni 90, ma abbiamo fatto delle iniziative come Consiglio dell'Ordine di Palermo e poi come, appunto come città di Palermo per capire un po' quali erano le condizioni di come detenuto col sindaco, così è stato dichiarato cittadino della città di Palermo, proprio per capire, insomma, anche per spingere per quanto riguarda la situazione come detenuto di Ocalan, per evidenziare internazionalmente un problema di detenzione, di prigionia di Ocalan. No, vabbè, diciamo che io penso che non è il problema ovviamente è di natura politica, io mi limito come osservatore a verificare che ci sono appunto delle limitazioni. Queste limitazioni le abbiamo visto, ora si è parlato oggi del caso Mandela per esempio, no? Che è stato anche lui in condizioni detentive dove non gli consentivano le visite, non gli consentivano l'incontro con gli avvocati, con gli avvocati. Questo dico, è ovviamente una metodologia che viene utilizzata proprio per rendere, tra virgolette, molto più efficace l'isolamento. In Italia potremmo vedere. Sì. No, giuridicamente diciamo, è chiaro che c'è una via. No, anche in Italia dico, abbiamo avuto problemi sia con il terrorismo degli anni 70 che con la mafia, quindi anche regimi detentivi molto, molto duri. Ma questo ovviamente comporta sempre una violazione di quelle che sono le convenzioni internazionali che tra l'altro la Turchia ha anche firmato, ha aderito. Tutti gli atti che portano a una pacificazione, a un incontro soprattutto tra soggetti politici che possono avere, come dire, un ruolo anche di mediazione, cosa che penso che nel periodo 2013-2015 c'era questo tentativo di riavvicinamento, quindi si erano anche, come dire, abbassate un po' le misure restrittive. Questo è sempre un passaggio importante perché significa alleggerire la tensione e significa anche poi ridiscutere di problemi che si possono, come dire, risolvere politicamente. Cioè questo tentativo proprio di chiudersi alla discussione, al dialogo, senza approfondire, comunque non è qualche cosa di positivo. Positivo, secondo me, è appunto trovare comunque un dialogo tra forze politiche, tra territori e tra soggetti. Anche attraverso questi gesti, ti dicevo, di pacificazione, di consentire tutta una serie di forme che sono anche queste però comunque importanti a prescindere perché, come dire, c'è una lesione alla dignità personale e individuale, a prescindere poi dalle soluzioni che si possono fare, quindi diciamo, sono comunque forme di detenzione che non sono ammesse alle commissioni, non sono ammesse, esatto, non sono ammesse. Sì, relazionerò con gli altri osservatori internazionali su queste situazioni che ovviamente, diciamo anche qui, noi parliamo di aspetti giuridici, legali, eccetera, però c'è un problema, sappiamo insomma che le relazioni internazionali qui hanno un peso in positivo e in negativo, e quella è, diciamo, che noi possiamo appunto osservare, richiamare appunto al rispetto dei principi umani, ma è chiaro che diciamo, la capacità di incidere non è così no, forte, cioè abbiamo sempre un po' di limiti, però è importante che l'opinione pubblica insomma, non abbia conoscenza, si impegni anche con le politiche, tra l'altro ci saranno le europee quest'anno, di cominciare ad avere una politica europea più sensibile a quelli che sono i diritti umani, soprattutto con i paesi con cui comunque hanno relazioni commerciali, politiche o militari come la Turchia. Quindi trovare, come dire, quelle forme anche di pressione che riescano a modificare quelli che sono i rapporti e quindi poi anche la distensione all'interno dei singoli paesi.